Buongiorno, Beato Giovanni Duns Scoto, uno dei più grandi teologi francescani, dottore Sottile. Nacque nella Scozia, certo, nel 1200. 65 o 66, morì a Colonia, dove si è morto, nel 1308. Fu proclamato beato dopo tanti secoli da San Giovanni Paolo II nel 1993, chiamandolo cantore del Verbo incarnato e difensore dell'Immacolata Concezione. Ha insegnato ad Oxford, Londra, Parigi e Colonia. Celebre per due cose. La prima non mi convince tanto, anche se riportata da tutti, mentre la seconda, cosa che dirò, è accentrato perfettamente quello che è l'Immacolata. Il suo ragionamento è stato di quel latino, ma lasciamo stare il latino. Dio lo poteva fare, era conveniente che lo facesse, l'ha fatto. Cioè privilegiare questa creatura esentandola dal peccato originale. È un argomento che può lasciare il tempo che trovo, perché suppone già che è immacolata. Ma con questo argomento convinse tanti teologi. Quindi l'argomento principale che portava è quello della mediazione universale di Gesù, che non ha né tempo né spazio. Quindi Gesù Cristo è stato mediatore e salvatore della Madonna prima ancora che nascesse, perché non c'è tempo e spazio per Dio. Quindi, dall'istante della creazione dopo il peccato originale, è stata pensata per i meriti di Gesù Cristo, quindi per la mediazione di Gesù Cristo, preservata dal peccato originale. Allora si capisce bene. Cioè, non è immacolata, concepita senza peccato originale, per un privilegio dato dopo. No, è sostanzialmente il frutto anticipato dei meriti di Gesù Cristo mediante la sua mediazione universale. Il Vangelo, al solito, è quello di San Luca, capitolo 17, versetti da 7 a 10. In quel tempo Gesù disse: chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare i greci, gli dirà quando rientra nel campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringi delle vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai anche tu?
a proposito di gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti, così anche voi, quando avete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi. Traduzione inutile, io preferisco soltanto siate, siamo soltanto servi. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore, lode a Dio Cristo. Vorrei spiegarmi e spiegare perché preferisco la traduzione in lingua corrente italiana a servi inutili, a soltanto servi. Che se un servo è inutile, non serve a niente. Il servo è utile. È utile per il servizio. Una volta che prende il servizio non conta più niente. Ecco perché hanno preferito servi inutili. Ma è un servo. E se è servo, ha servito. Chi non serve è inutile completamente. Questo lo dico perché Dio, dovete metterlo bene in testa e non dimenticarlo mai. Dio è la causa principale di tutto, però non agisce mai direttamente, ma si serve sempre di strumenti creati da Lui. Si serve degli angeli, si serve di noi, si serve anche della gente cattiva, si serve perché tutto rientri a gloria del suo nome, dove gloria sta amore, è tutto frutto del suo amore, perché nella sua sapienza infinita vuole che tutte le creature collaborino con lui. Ed è somma sapienza non fare tutto da sé. E servirsi di strumenti più o meno adatti. Certe volte anche strumenti deboli, gracili, dove ha compiuto meraviglie. Anzi, soprattutto si serve di strumenti piccoli, ecco, inutili, nel senso giusto. Anche insignificanti. E ha operato meraviglie, perché nessuno si possa gloriare. Ma si vede che causa principale è Dio. Si vede che c'è l'opera di Dio, non l'opera dell'uomo. Quindi le apparizioni non appaiono né al Papa, né al Vescovo, né ai sacerdoti, appare la gente, i bambini, gente di poco conto, e li adopera. Perché venga diffuso il suo amore. E tra gli uomini sceglie gli uomini come seconda causa del suo amore, perché gli uomini si amino tra di loro, perché gli uomini capiscono che hanno bisogno gli uni degli altri. E questo gira l'amore. Così si manifesta l'amore di Dio, con l'amore tra di noi. Si ha amore quando si ha bisogno gli uni degli altri, non quando si accampano diritti oppure doveri, ma piuttosto bisogno, necessità. E abbiamo veramente necessità che gli altri ci aiutino, come gli altri hanno bisogno di noi per aiutarli. Così circola l'amore come circola nella Santissima Trinità.
siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Mi sono lasciato sfuggire che Dio si serve anche del male, come se fosse Lui la causa del male. No, il Signore lo permette, ma si serve del male per far risplendere di più il bene. Il martirio. Se non ci fossero i carnefici, il martirio non ci sarebbe, il martirio non ci sarebbe. Quindi è necessario che ci sia, come per Gesù è stato necessario che ci fosse un Giuda. E così avete il seguito. E come in un bel quadro che sono le luci e le ombre. Ma la luce la vincerà sulle tenebre. Ma le tenebre non possono spegnere la luce. Sarebbe un assurdo che le tenebre cominciano dove c'è la luce e le tenebre se ne vanno, non ci sono più. Chiediamo al Signore di essere luce del mondo e sale della terra. Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca, vi protegga. Il Signore faccia risplendere su voi questa volta e vi dia la sua misericordia. Il Signore rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Specialmente sui più bisognosi, sui sofferenti, sui moribondi, su quelli che stanno subendo una guerra così violenta, che ci sia la pace. Attraverso non solo le nostre preghiere, ma anche la nostra opera di bene, di conforto, di consolazione, di solidarietà, di aiuto, in compagnia, e quindi per intercessione della Vergine Maria Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, il santo di oggi e tutti i santi, e gli angeli, con la capo San Michele Arcangelo, San Michele e San Raffaele. Pace e bene. Alleluia. Santo di oggi, Beato Giovanni Dunzescoto, il cantore del Verbo incarnato, il difensore del dono dell'Immacolato Concepimento di Maria. Amen. Alleluia. Pace e bene.